Lo sapevate che oggi è il World Piano Day? Il Celebriamolo a 4 quattro maggio. mani. Le danze ungheresi di Brahms sono composizioni divise in tre sezioni di carattere contrastante. Fu grazie al rapporto con il violinista Eduard Remeni che Brahms rimase affascinato dal folklore musicale. Alcune delle danze sono adattamenti di musiche popolari, mentre altre sono composizioni originali di Brahms stesso. I primi due fascicoli furono pubblicati nel 1869 e gli ultimi due nel 1880. La struttura semplice, gli andamenti contrastanti e la presenza di motivi folcloristici freschi e piacevoli garantirono immediato successo a queste composizioni, che furono pubblicate dallo stesso Brahms anche per pianoforte solo e arrangiate per l'orchestra per lo più da altri compositori. Che il nome ungheresi in realtà è un nome improprio a causa della confusione che si faceva all'epoca tra la musica zigana diffusa dal popolo nomade e il folklore magiaro. Quindi in realtà queste danze non sono che un adattamento da parte di Brahms delle musiche zigane particolarmente in voga all'epoca.